Parola di Fido, mostra a sei zampe. Andiamo a vedere i nostri amici e animali. Tanti prodotti vedo qui sulla mia sinistra per i nostri quattro amici a quattro zampe. Sì, abbiamo diversi prodotti, tu trovi Made in Italy, specifiche cuscini, guinzagli, pettorine, tutta roba per addestramento e per cani qualsiasi genere. La soffitta di Fido. Buonasera, noi raccogliamo fondi per l'acquisto di un mezzo per il recupero di animali vaganti. Alceo, immagino una razza particolare. Sì, è un alano arlecchino, un cane molto buono, che tranquillo, vengono definiti cani da divano. Lui vive in casa nostra, dorme con me nel lettone, è un cane tranquillissimo. Un divano a quattro zampe? Diciamo che l'isola del divano è tutta sua. È diventato il mio fratello maggiore. Sì. Valentina e Matilde. Qui sulla mia sinistra Matilde, presidente di questa associazione. Buongiorno a tutti, siamo alla settima edizione di Sei Zampe in Mostra. Abbiamo fatto quasi 65 iscritti e le iscrizioni sono ancora aperte. Fra un pochino partiranno le sfilate. Vicepresidente sulla mia destra. Sì, buonasera a tutti. Va bene, il tempo ci ha voluto bene, abbiamo avuto fortuna e vi aspettiamo, siamo sempre qui per altri 10 minuti circa. Le iscrizioni saranno aperte e nel pomeriggio spettacoli da vedere per divertirsi e capire fino in fondo quello che facciamo. Qui sulla mia sinistra un bovaro bernese. Iron. Ciao Iron. Un'ottima affluenza oggi qui al Castel Fiorentino per la settima edizione di Sei Zampe in Mostra. Come mai questa mise è un pochino diversa da tutti? Perché noi abbiamo fatto dog dance, quindi la strega che ha ballato con il cane, quindi doveva essere la strega che domava il cane e vinceva la strega. In effetti nello spettacolo è stato così, cioè io ho dominato lui, gli ho fatto fare dei salti dove io volevo che lui andesse. Vieni qua Ugo! Cioè, ha dovuto fare quello che volevo io, insomma,
e ce l'ho fatta, poi nel ballo, quindi è stato divertente per questo. È la nostra disciplina questa qui, ecco, cioè far divertire i cani e noi ballando con loro. Gianluca D'Alessio, assessore a Castel Fiorentino dell'Ambiente. Oggi c'è stata una bella manifestazione a Sei Zampe con un risultato ottimo. Sì, è un piacere sempre confermare questo tipo di iniziative che per noi sono fondamentali, cioè l'attenzione che poniamo sul tema che riguarda l'ambiente, ma che parla di amici a quattro zampe in generale, è centrale per l'amministrazione. Abbiamo infatti anche di recente inaugurato uno spazio di sgambamento cani proprio per rispondere alle esigenze di tanti cittadini che hanno queste necessità. Per noi queste iniziative sono fondamentali per recuperare con il territorio e con le persone quello che è il rapporto di amore, direi quasi, con il loro compagno a quattro zampe. Quindi da ora in avanti lavoreremo insieme alle associazioni, che ringrazio personalmente per quanto hanno fatto, coinvolgendo tutta la cittadinanza e magari sensibilizzando anche chi è un po' più scettico su questa materia. Quindi io ringrazio di cuore loro che hanno fatto tanto per noi, e l'appuntamento sarà il prossimo anno con un'edizione che sarà ancora ampliata e migliorata se possibile. Grazie.